ragazzi, immaginatevi un attimo, ed è facile immaginarlo, che il più bravo della classe stia seduto dietro di voi a passarvi i bigliettini con i risultati del compito di fisica. Per non farvi beccare, vi converrà girarvi ogni volta che il professore non guarda e ogni volta che dietro di voi è teso il braccio del compagno. Perché lo scambio vada a buon fine, i vostri movimenti dovranno essere perfettamente coordinati, avvenire con lo stesso ritmo, con la stessa frequenza, ok? Questo diciamo che forse lo sapete per esperienza, eh? Però quello che forse non sapete è che gli scambi permessi da movimenti che avvengono con la stessa frequenza sono comunissimi non solo durante i compiti di fisica, ma proprio in fisica. Qualsiasi movimento che si ripete regolarmente con una certa frequenza è un'oscillazione. E quali sono le oscillazioni? Beh, per esempio, le onde. Ma sono oscillazioni anche quelle dei pendoli. Però se ci pensate, non sono oscillazioni anche quelle degli oggetti che molleggiano. Sono tutti movimenti che si ripetono da una posizione estrema ad un'altra, passando per una posizione di equilibrio. Adesso, se un oggetto che oscilla con una certa frequenza ne incontra un altro che è capace di oscillare con la sua stessa frequenza, beh, dal loro incontro avverrà uno scambio chiamato risonanza che farà oscillare quello che prima era fermo. È un po' come se qualcuno racconta una storiella che lo fa molto ridere e incontra qualcun altro con il suo stesso senso dell'umorismo. Allora, riuscirà a far ridere anche lui, tra di loro avverrà uno scambio che provocherà magari un'altra risata, che potrà essere sentita anche ad una certa distanza. Ma in effetti questo assomiglia un po' a quello che succede in uno strumento musicale come la chitarra. Anche lì c'è lo scambio tra l'oscillazione delle corde e l'oscillazione del legno della cassa. C'è qualcosa che vi fa ridere ma non so cosa sia. E in effetti quella risonanza, lo scambio, permetterà la trasmissione del suono ad una certa distanza, perché in effetti il suono è l'oscillazione dell'aria. Ma una risonanza ancora più famosa è la risonanza magnetica, quella che fate quando vi infilano in un enorme cilindro, anche un po' claustrofobico. Anche lì c'è qualcosa che oscilla ed è una cosa chiamata campo magnetico. E anche lì c'è uno scambio e un incontro ed è tra il campo magnetico e gli atomi del vostro corpo. E anche lì l'elemento in comune che permette lo scambio è una frequenza di oscillazione. In quel caso lo scambio non produce una risata, non produce un suono, non produce nemmeno un bel voto in fisica come lo scambio in classe, ma può produrre per esempio delle ottime immagini. Quindi, se proprio dovete copiare il compito di fisica, assicuratevi almeno di farlo bene. Movimenti armonici, alla stessa frequenza, per scambi efficienti. Grazie. Grazie. No, cos'è che mi faceva? Che tiravi fuori qualunque, cioè era piccolissima, c'era tutto chitarre, cose, sembrava Doraemon. Per un secondo ho pensato, come minimo stanno vedendo che ho la braghetta abbassata. No, tiravi fuori qualsiasi cosa, ha detto, come va a entrare tutta sta roba dentro un corpo così piccolo? Ok, qualsiasi cosa c'avevo.